Onorevole Melilla, anche lei oggi qui a seguire tutta la macchina dei soccorsi qui a Penne al centro operativo. Sono giorni, sono ore di dolore ma anche di speranza, perché nella giornata di oggi diverse persone sono state estratte vive dalle macerie di questo albergo. Sì, questo testimonia come il lavoro del soccorso alpino, della Guardia di Finanza, dei volontari, tutto il sistema della protezione civile sia stato particolarmente efficace. Dobbiamo sperare che altre persone siano sopravvissute e si sta lavorando intensamente in questa direzione, quindi noi dobbiamo ringraziare questi angeli che sono i nostri volontari, la nostra protezione civile, un'eccellenza del nostro paese. Qualcuno dice non è possibile prevedere le calamità, però bisogna lavorare molto sulla prevenzione. Questi fatti, queste nevicate, questi giorni con tanti disagi fanno sì che si debba evidentemente mettere ancora più fondi a disposizione per la prevenzione. Ma certamente, oggi comunque è il momento della mobilitazione nelle operazioni di soccorso e l'emergenza, quindi ci sarà il tempo nei giorni futuri di ragionare su come potenziare al meglio la protezione civile, ma anche altri aspetti. Per esempio si è liquidato anche sulla base di una campagna di stampa antipolitica vergognosa il ruolo delle province. Le province hanno sempre garantito la pulizia delle strade. Togliere mezzi, risorse, uomini alla provincia significa, ad esempio, non affrontare con efficacia queste emergenze. E anche per quanto riguarda l'energia elettrica, si è scorporata l'Enel affidando la distribuzione all'Enel e le infrastrutture a Terna, e abbiamo visto come Terna non riesce a garantire assolutamente un livello efficiente per quanto riguarda le infrastrutture della rete elettrica del nostro paese, e anche Enel non è stato in grado insieme a Terna di assicurare quegli investimenti necessari a garantire l'energia elettrica, perché togliere a 200.000, 300.000 utenze, come è successo in Abruzzo, l'energia elettrica significa non dargli l'acqua calda, non dargli il riscaldamento, buttargli in una situazione di isolamento totale, neanche ascoltare la televisione o la radio, avere una parola di conforto anche dall'informazione televisiva. Ecco, io penso che sono tutte cose su cui noi in futuro dovremmo riflettere, però adesso il nostro cuore, la nostra testa è lì, all'albergo di Ricopiano, in quel posto tra i più belli, meravigliosi del nostro Abruzzo, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, e noi ci auguriamo che lì dentro le persone abbiano trovato il modo di sopravvivere. Quindi noi in questo momento siamo lì dentro, e facciamo proprio, diamo un abbraccio a questi angeli che stanno scavando con le mani per salvare vite umane.